Bene, ciao a tutti. Settimana infuocata per quanto riguarda il mercato delle criptovalute e soprattutto per Bitcoin, che poi è un faro, come sempre, ha iniziato a spingere, ragazzi. Si è portato un po' dietro alcune cripto, altre no. Sapevamo che poteva essere una settimana estremamente volatile, estremamente importante per il mercato delle cripto, così è stato. Oggi però volevo farvi vedere una cosa: come ho agito io. Cosa ho fatto io? Quali sono i miei investimenti sul mercato delle criptovalute in questo momento? Andiamo a vedere tutto quello che ho fatto, tutto quello che sono stati i miei sistemi. Vi spiego un più o meno quello che è entrato e perché ho fatto questi investimenti. E alla fine del video, tra l'altro, vi mostro anche una chicca su un esperimento che sto facendo per quanto riguarda i mercati delle criptovalute utilizzando le opzioni, ed è una cosa che mi ricollegherà anche a una live, ragazzi, perché in settimana, domani, facciamo una live, perché vi avevo promesso un video per parlarvi di un servizio che poteva essere molto utile a chi magari vuole iniziare a comprendere, a formarsi, a capire come creare una rendita magari passiva, tra virgolette passiva, sui mercati delle criptovalute. Una rendita è quindi essere meno trader che segue il trend e più utilizzare magari un servizio che è uscito da poco e che è interessante. Ragazzi, vi faccio vedere quello che è stata la mia esperienza. La live la facciamo domani alle ore 18, ragazzi, su YouTube. Andiamo adesso a vedere quello che ho fatto io. Ragazzi, quali sono i miei investimenti sul mercato delle criptovalute in questo momento e come ho gestito questo rialzo dei mercati, quello che ho fatto. Vabbè, qui abbiamo il grafico di Bitcoin, quello che sta facendo in questo momento. Questo è uno dei miei sistemi, ragazzi, ma ve ne parlo dopo, perché il primo investimento che ho fatto e che volevo, insomma, valutare insieme a voi è questo qui. Volevo farvi vedere quello che ho fatto. Allora, qui trovate tutte le coin su cui sono entrato in questa fase rialzista sul mercato delle criptovalute. Quindi a iniziare da Bitcoin, poi abbiamo Ripple, EOS, Ethereum Classic, NIO, Litecoin, Bitcoin Gold, ragazzi. Sembra strano, però cammina. Vi spiego un po' questo grafico, se no sembra che io sono diventato un multimiliardario, ragazzi. Non è così. Allora, questo è un sistema automatizzato. Il software che vedete qui si chiama MultiCharts. È un software professionale per trader quantitativi come me. E quello che vedete qui non è possibile collegarlo ai mercati delle criptovalute, perché manca la possibilità di rendere automatici i sistemi sul mercato delle cripto. Ma noi con il team di Trading On abbiamo sviluppato un software che collega quello che fa MultiCharts agli exchange delle criptovalute, quindi un bot creato da noi. Questa cosa ci rende possibile anche insomma, l'utilizzo quindi delle automazioni. In effetti, questi investimenti che vedete, ragazzi, sono entrati da domenica a lunedì. E io sinceramente non so neanche quando, perché semplicemente lo ha fatto la macchina. La strategia sottostante a questi investimenti è una mia strategia, l'ho creata sul time frame weekly, quindi il settimanale. È una strategia abbastanza produttiva sul mercato delle criptovalute. Funziona anche su alcune commodity, è interessante, devo essere sincero, però ha bisogno di lunghi periodi per vedere qualche risultato. Queste che sono le posizioni che vedete qui, e queste sono le open position e loss, ci indicano i profitti attuali. Dovete dividerli, va bene, ragazzi? Dividerli per 10, insomma, per questioni che non sto qui a spiegarvi, ragazzi, per questioni matematiche. Devo dire alla piattaforma, quindi a MultiCharts, di usare più capitale. Però in realtà io sul mio conto faccio questi investimenti diviso 10, quindi i profitti che vedete li dovete dividere, così come anche l'equity e così come anche la position. Per esempio, non ho inserito 3 bitcoin su questo trade, ma 0,3 bitcoin, giusto per farvi capire ed essere un po' trasparenti, ragazzi. Questa è una parte degli investimenti che ho fatto in questa settimana, e questo investimento probabilmente saranno
saranno tutti chiusi nell'arco di uno o due giorni massimo, perché il sistema funziona in questo modo. Quindi questa è la mia parte di investimenti trading, ragazzi, quelli che faccio non in versione hold, o poi i miei bitcoin con cui faccio altre cose, non sono questi qui. Quindi questo è un investimento non di bitcoin ma di dollari, in sostanza, che faccio sul mio exchange, in questo caso Bitfinex. Poi un altro sistema che è entrato, quello di cui vi parlo spesso anche in YouTube, è il Midterm. Ne abbiamo due, uno è questo qui, l'altro è quello che io condivido nella mia Trading on Academy. Quello dell'Academy non ha fatto l'operazione, è stato bloccato qui, invece questo qui è un pochettino più reattivo, un po' più rischiosetto, ragazzi, e quindi è entrato. Allora, vedete, in questo caso anche su questa operazione sono long su Bitcoin, sempre 1.03, ragazzi, la stessa identico ammontare. Sono long su Bitcoin da 7.552, è entrato sui prezzi Bitfinex nella giornata del 7 più o meno. È entrato qui, ragazzi, vedete, aveva fatto un bellissimo ingresso qui a 7.372, ma poi il mercato l'ha fatto uscire, ci ha fregato, ragazzi, in pratica fregato. Sono andato in stop protettivo, quindi un trailing stop, vedete, zero perdita praticamente, lo stesso prezzo di ingresso. Però poi il sistema ha fregato Bitcoin, ragazzi, perché è rientrato qui e si è preso tutta questa gamba rialzista. Sta facendo un bel rendimento. Questo quando chiuderà? Questo è un po' più lungo, quindi probabilmente, se il mercato continua a dare buoni risultati e il trailing stop non mi scatta, questo investimento resterà operativo per qualche giorno. Può essere anche una decina di giorni, ragazzi. Poi alla fine volevo farvi vedere questo, che invece è un investimento, insomma, che sto diciamo facendo in questo momento per quanto riguarda i mercati delle opzioni, ragazzi. Allora, questi sono i miei investimenti che ho fatto ieri notte, in pratica, quando il mercato era schizzato alla sella. Allora, non vi nascondo e vi dico una cosa: non so se vi banno, insomma, gli strument, perché non voglio che seguiate questi investimenti, anzi probabilmente metterò un velo nel montaggio del video per nascondervi gli strument delle opzioni. Perché, ragazzi? Perché questo è una cosa che io vi mostro a titolo solo informativo, per farvi capire anche cosa si può fare. Però questo tipo di investimento, soprattutto quello che sto facendo in questo momento sulle opzioni, è molto rischioso, ragazzi, ma tantissimo rischioso. Vi consiglio vivamente di non seguire in nessun modo questi tipi di operazioni, perché sono solo per trader abbondantemente esperti che sanno quello che fanno. Però, ragazzi, vabbè, ecco. Qui sono le mie operazioni, insomma, di questi giorni. Anche sulle opzioni, fatevi due conti, potete vedere anche qui in profitto, non tantissimo, però queste le tengo un po' perché si devono maturare, perché sono delle opzioni vendute, ragazzi, quindi rischio illimitato, si dice così per in gergo di chi si occupa del mercato delle opzioni. Però anche queste sono stati i miei investimenti di questa settimana sul mercato delle cripto. Quindi ho fatto l'ingresso che vedete sul Trading System Weekly, l'ingresso su Bitcoin e questi che sono le posizioni sulle opzioni. Andando a concludere questo video, vi parlo, prendendo spunto proprio dalle opzioni, di una possibilità di poter operare sul mercato delle criptovalute utilizzando i vostri Bitcoin o anche con determinati, diciamo, strumenti, anche USDC, per poterli mettere a frutto, metterli a rendita in maniera adirezionale, ragazzi. Cosa significa adirezionale? Significa senza andare a guardare quello che fa il mercato, cioè se sale o se scende. Basta che si stia in alcuni parametri. Ne parliamo domani nella live di YouTube, giovedì alle ore 18. Vi faccio vedere più o meno quello che ho fatto io. Ho già testato il servizio con i miei Bitcoin, ragazzi. Io metto sempre i miei soldini, come si dice, soldi su Bitcoin, non lo so, metto sempre la mia disponibilità economica per fare tutti i test a dovere prima di presentarveli sul canale. È un servizio interessante, chiaramente non è la manna dal cielo, come sempre non
non è il tocco dinamite, ragazzi, però estremamente interessante, secondo me anche utile a molti di voi. Domani vaglieremo tutte le ipotesi, tutti i punti di vantaggio, tutte le opportunità di questo nuovo servizio e tutti i rischi, come sempre, che hanno tutti i servizi connessi al mondo cripto. Bene, per oggi è tutto, vi ho fatto vedere i miei investimenti. Facciamo anche una cosa: quando saranno magari definiti, non so se riesco, vi riporto l'esito di questi investimenti, vi dico anche come sono andati. Probabilmente quelli che avete visto sul mercato delle altcoin chiuderanno a breve, quindi in sostanza difficile che perdano profitto, sono già in trailing stop, mentre quelle sulle opzioni estremamente rischiosi. Bene ragazzi, allora iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, condividete i miei video se volete dare una mano al canale. Io vi ringrazio, ci vediamo domani nella live, pubblicizzate anche la live se riuscite, metto ovviamente l'avviso su YouTube, ore 18 live su questo nuovo servizio. Vi aspetto domani, ciao a tutti!